Ora direi a te la parola, ci hai ascoltato con grande attenzione. Prima di tutto grazie, grazie a tutti. Mi perdonerete se non ho molta voce stamattina e la colpa è dei vitalizi, perché ieri, ve lo posso assicurare, quando è stata votata la delibera definitiva alla Camera dei Deputati che taglia i vitalizi a decine e decine e decine di ex parlamentari, per me è stata una svolta dal punto di vista politico, perché credo sia capitato tante volte anche a voi. Per anni ti dicono che certe cose non si possono fare, che fanno male alle istituzioni, che sono incostituzionali. Quante volte avete provato a difendere i nostri prodotti e vi hanno detto no, ma questa cosa non è conforme ai regolamenti europei, non è conforme alle direttive europee. Quante volte è successo? Poi invece è circa un mese che sto scoprendo che tante cose si potevano fare, si possono fare, e in realtà anche quegli stessi funzionari che mi dicevano che non si potevano fare quando stavo all'opposizione, adesso mi portano la proposta per farlo, quindi vedo che sta cambiando qualcosa. E cambia prima di tutto, secondo me, un atteggiamento. Io non sono venuto qui per autocelebrare il governo, anche perché questa è stata la strada sbagliata in passato. Qualcuno lo diceva prima il Presidente, ce lo chiedevano i giornalisti sul tema dei migranti: ma come fate a dire che c'è un problema se i numeri calano? Perché, come diceva il Presidente Moncalvo, il vero grande problema è la percezione dei fenomeni che abbiamo, come la percezione della disoccupazione, come la percezione della burocrazia, come la percezione del Made in Italy. A volte bastano 3-4 errori fatti in serie da parte dello Stato nei confronti del Made in Italy e la percezione del Made in Italy diventa devastante, terribile, si cominciano a girare dei luoghi comuni. L'abbiamo attraversate tante volte in questi anni, questi problemi. Adesso è il momento di fare i conti con queste percezioni. E quindi io non sarò mai uno di quelli che viene qui e dice: ma questo problema l'abbiamo risolto, abbiamo fatto la legge. Poi chissà quante volte vi siete ritrovati con leggi inattuate o leggi attuate male, oppure nelle conclusioni che si fanno nei consigli europei dell'agricoltura si dice: ma è nelle conclusioni, sì, però poi quel paese ha fatto il contrario e ci sta danneggiando. Non sarò mai uno di quelli che vi porta le carte bollate e vi dice è tutto in ordine, perché sono stato prima di tutto io in questi anni come parlamentare dell'opposizione a rendermi conto che una cosa è quello che c'è scritto nelle leggi e una cosa è quello che poi veramente dobbiamo far succedere dalle leggi alla realtà, ai fatti. A me fa molto piacere essere qui, però con uno spirito, lo spirito di una persona che oggi è al governo, prima stava all'opposizione, e che continua il suo percorso con una realtà importantissima come Coldiretti e con una realtà importantissima come quella dell'agricoltura italiana e i suoi 132 miliardi di fatturato. Riconosco a Coldiretti la progettualità. Ogni volta che si parla con voi si parla di progetti a lungo, medio termine. Non ho mai avuto una richiesta di qualcosa quando ne abbiamo parlato di imminente. Abbiamo sempre discusso, sia con Gismondo, con Moncalvo, con gli altri, di grandi progettualità. La riconosco a Coldiretti ed è per questo che è un piacere stare qui e ascoltarvi stamattina. Essere qui significa anche fare un'altra cosa: rivendicare un po' di sano sovranismo, perché qui siamo in un momento dell'Europa e del paese in cui sembra che preoccuparci degli affari nostri come paese sia una brutta cosa. Ormai c'è una narrazione per la quale se tu ti occupi del prodotto italiano sul mercato, cerchi di difenderlo, cerchi di difendere un settore economico, cerchi di difendere delle eccellenze, allora sei populista, allora sei anti-europeista, sei anti-occidente.
Poi in realtà, che cosa è successo in questi anni? È successo che proprio coloro che per anni hanno portato avanti queste teorie le hanno pagate queste teorie, perché prima siamo passati per il TTIP, adesso stiamo passando per il CETA e poi chissà quanti altri tentativi faranno altri paesi di entrare con i loro prodotti nella nostra economia. Ma vorrei chiarire una cosa su questo: gli altri paesi fanno il loro lavoro, siamo noi che dobbiamo difenderci e fare il lavoro di difesa dell'Italia e dell'economia italiana. Per questo voglio dirvi con molta franchezza che se anche uno solo dei funzionari italiani che rappresentano l'Italia all'estero continuerà a difendere trattati scellerati come il CETA, sarà rimosso. E voglio dirvi anche un'altra cosa, che a breve il CETA dovrà arrivare in aula, in Parlamento, per la ratifica e questa maggioranza lo respingerà, non lo ratificherà. Ovviamente non mi illudo che con l'atto parlamentare abbiamo risolto il problema, ma deve essere chiaro che cambia l'atteggiamento di un paese che adesso a livello nazionale, a livello internazionale, comincia a difendere i propri interessi. Io sul tema dei dazi ho detto una cosa: non bisogna aver paura di parlarne. Io non ho detto che voglio metterli su uno specifico settore, però respingo al mittente quello storytelling per cui questi temi qui sono diventati un tabù, non se ne può più parlare. Sono diventati così tabù che adesso la moda europea, la moda degli eurocrati, è proprio quella di fare il contrario, cioè dire: dove abbiamo delle economie che ci possono danneggiare, ci andiamo a buttare. Pensiamo all'olio tunisino, pensiamo a quello che si è fatto con altri settori del Nord Africa. Io sono d'accordo a tenere vicino all'Unione Europea alcuni paesi che possono, come dire, nell'ambito delle dinamiche africane, finire nelle cosiddette dinamiche filo-islamiche dei fratelli musulmani. Quindi si dice: teniamo queste economie vicino a noi favorendone l'ingresso, va benissimo, ma non a costo di danneggiare i nostri settori. Se dobbiamo aiutare quelle economie, facciamo gli investimenti in quei settori. Propongo una cosa: anche per l'ammontare del danno economico che invece ci fa un trattato che apre quel determinato settore e che ci sta facendo, per esempio, tanto come il CETA, ma anche come quello che è stato fatto a tanti agricoltori del sud e non solo con i trattati UE Marocco e Tunisia, e quello che stanno provocando anche le sanzioni alla Russia. Io poi credo che siamo in un momento in cui quelli lì che diceva Gismondo, quelli a cui ogni tanto bisognerebbe stracciare qualche pagina dei libri da cui studiano, siano diventati più realisti del re. Perché quando io ho parlato con il Dipartimento di Stato americano un anno fa delle sanzioni alla Russia, loro mi hanno detto: sono uno strumento, se non sta funzionando possiamo trovare un altro strumento per sanzionare la Russia. Qui invece noi che siamo danneggiati abbiamo avuto, perdonatemi, non solo una classe politica ma una classe dirigente dello Stato che appena toccavi questo tema dovevi essere messo a rogo. E così è valso per tutto e così ci siamo fatti del male, perché con quest'idea mondialista, aperturista a tutti i mercati, a tutti i costi, abbiamo cominciato ad arretrare. In che cosa? Nel brand, perché l'Italia, oltre ad essere un paese straordinario, è un brand nel mondo. Quando incontro i nostri italiani all'estero di terza generazione, di quarta generazione, mi dicono che loro stanno percependo da un po' di tempo
un ritorno della moda dell'Italia e soprattutto della lingua italiana, a tal punto che loro danno lezioni ad americani che ovviamente non sono di provenienza italiana, di origine italiana, lezioni di lingua italiana, perché l'Italia è diventato sempre di più cose ben fatte, cultura, ci siamo un po' tolti di dosso per fortuna grazie a un grande lavoro fatto dalla magistratura, dalle forze dell'ordine, la storia della mafia, anche se continua ad essere un grande problema del nostro paese, ma noi ci dobbiamo preoccupare di quel brand, ci dobbiamo preoccupare perché quel brand è un attimo e si danneggia di nuovo, il Made in Italy è un attimo e rischia di essere intaccato da un cattivo storytelling. Per difenderlo, prima di tutto, noi dobbiamo proteggerlo qui, in modo tale che quando diventa, e lo è, e lo diventerà sempre di più, il nostro ambasciatore vero all'estero, non deve avere nessun alone, nessuna patina di dubbio intorno a sé sulla origine dei prodotti, su dove vengono prodotti e su come vengono prodotti. La trasparenza, la tracciabilità. Sono d'accordo sul fatto che è una follia questa storia dei semafori, anche perché a quei signori che hanno progettato i semafori credo che sia capitato spesso di mangiare italiano. Quindi chi si è messo in testa questa cosa credo che sappia bene che cos'è la dieta mediterranea e che cosa noi mangiamo ogni giorno e quanto è buono quello che mangiamo. Soltanto che abbiamo un grande problema, che molto spesso noi non facciamo lobby come paese, e su questo dobbiamo essere più forti. Io non dico che sarà semplice, però dobbiamo essere coscienti del fatto che per esempio in Europa dobbiamo raddoppiare il numero di componenti della nostra rappresentanza presso le sedi dell'Unione Europea quando si contratta. Io sono stato al Consiglio Europeo dei Ministri del Lavoro in Lussemburgo qualche settimana fa e praticamente anche un paese che ha la metà dei nostri cittadini ha il doppio dei membri della rappresentanza. Che cosa significa questo? Cominciare a progettare. Noi molto spesso, non per colpa loro, ma per dimensioni organico, gestiamo la faccenda europea sempre in difesa e sull'ordinaria amministrazione. Non facciamo lobby per progettare provvedimenti che ci diano una forza all'interno della nostra economia. E anche sul tema dell'etichettatura, è tutto qui. Noi sostanzialmente con l'etichettatura, per quanto si sia fatta una grande battaglia, e lo riconosco a quello che avete fatto voi in tutti questi anni, perché poi noi facciamo il nostro lavoro di esecutivo, di governo, ma sappiamo bene che senza i vostri feedback, i vostri consigli, a volte anche senza i vostri centri studi, è difficile riuscire ad arrivare all'obiettivo per la categoria. Quindi il tema dell'etichettatura lo dobbiamo portare fino alla fine, a compimento, e lo dobbiamo fare cominciando a farci rispettare anche di più in Europa, perché ogni volta che si è trattato questo tema dell'etichettatura si entrava sempre in un meccanismo per cui si doveva trovare l'escamotage per non far arrabbiare la Commissione Europea, per non far arrabbiare il Consiglio Europeo, per non far arrabbiare il Parlamento, per non far arrabbiare le istituzioni. Ma noi siamo un contributore netto dell'Unione Europea, siamo un paese fondatore, siamo la seconda forza manifatturiera d'Europa. Non ci dobbiamo vergognare di voler cambiare le regole. Io sono qui e ci sono da Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro. Per quanto riguarda lo sviluppo economico, nel mio Ministero c'è anche, e sono contento anche per questo, ho chiesto di avere questo Ministero, c'è la lotta alla contraffazione. La lotta alla contraffazione la dobbiamo fare sicuramente a 360 gradi, l'Italian Sounding e tutti i fenomeni che si stanno sviluppando. C'è un altro tema, quello del commercio online, che dobbiamo monitorare, seguire, lo dico da persona non sospettabile di essere contro i marketplace, contro
tutto il mondo dell'online. Vengo da una forza politica che è cresciuta ed è diventato quello che è grazie all'utilizzo di internet e degli strumenti di rete. Ma non potremmo mai farlo se non avremo lo strumento flessibile per gestire la lotta alla contraffazione. Che cosa intendo per flessibile? Che ogni volta che noi mettiamo un argine ad un prodotto, ad un tipo di prodotto contraffatto, fatto quell'argine si trova l'inganno per produrne altri. Quindi dobbiamo stare attentissimi e creare degli osservatori permanenti su tutti i tipi di prodotto, e farlo non noi qui in Italia, lo dobbiamo fare con le nostre ambasciate nel mondo, in tutti i paesi, per fargli monitorare quello che sta accadendo continuamente negli altri paesi del mondo riguardo i nostri prodotti. A livello italiano, invece, perché poi c'è il rischio del Made in Italy contraffatto, che è Made in Italy, perché qui inizia la contraffazione, a livello italiano dobbiamo essere molto chiari. Se ci sarà bisogno di più norme penali, le aumenteremo, e se ci sarà bisogno di più ispettori e più controllo, lo aumenteremo utilizzando tutta una pletora di funzionari e di dipendenti che abbiamo presso gli istituti dello Stato e che dobbiamo mettere al lavoro su questo fronte. So che ci sono tante questioni che vi stanno a cuore, ma una di cui si è parlato molto, non perché mi permettano i giornalisti questa battuta, non è che gli stia a cuore molto ai giornalisti il tema del voucher per l'agricoltura, è che bisognava trovare un modo per dire che il governo stava litigando. Io vorrei ricostruire un attimo il tema dei voucher. I voucher del tutto sono stati eliminati, prima di tutto con un modo di pensare malsano, proprio una ratio malsana, che era la paura di perdere un altro referendum. Per la paura di perdere il referendum sui voucher, da quando si usavano i voucher anche per pagare gli avvocati e gli ingegneri, si è passato a far scomparire del tutto i voucher. Questo l'abbiamo visto nell'ultimo anno. Quando si fanno le cose così, si fanno danni, perché non c'è un'intenzione sana di normare, ma c'è un'intenzione malsana, che è quella di difendersi, la paura. Quando si fanno le cose per paura, non si fanno mai bene. Noi come forza politica già allora abbiamo detto in Parlamento che il motivo per cui erano nati i voucher era un motivo giusto. Il problema è che poi tra decreto Poletti, Jobs Act ed altro, li si sono utilizzati per tutto, e a un certo punto è iniziato lo sfruttamento dei nostri giovani e meno giovani in tanti ambiti di questo paese utilizzando i voucher. Se in questo settore sono importanti, lo dite voi, ma lo dicono tanti osservatori del settore agricolo, io l'unica cosa che chiedo è di scrivere la norma insieme, perché voi conoscete bene questo settore, per fare in modo che non si sfrutti neanche un giovane o un meno giovane in questo paese. È l'unica cosa che chiedo. Così ci diciamo onestamente per cosa servono, per cosa li vogliamo utilizzare e per cosa non devono essere utilizzati. Io sono qui a parlare con voi anche perché so che voi siete la filiera che resta sul territorio, quella che non delocalizza, quella che fa crescere le comunità e soprattutto che fa sempre un gioco di squadra, proprio di filiera. Nel decreto che ieri il Presidente della Repubblica ha firmato ci sono le norme sulle delocalizzazioni. Oltre a riguardare le multinazionali che vengono in Italia, prendono i soldi pubblici e poi se ne vanno all'estero, lasciando tanti lavoratori in mezzo alla strada, io quella norma l'ho scritta perché è una questione di rispetto per tutti gli imprenditori italiani che pagano le tasse, danno i soldi a quelli lì, li fanno insediare sul nostro territorio, magari gli fanno anche concorrenza e poi, dopo aver comprato i macchinari, li impacchettano e li portano in Romania. Questa norma sancisce un nuovo principio, che non è che gli incentivi dello Stato che partono dal MISE ce li riprendiamo. Ogni genere di finanziamento pubblico erogato da un ente dello Stato verso un'azienda, se quell'azienda delocalizza, ce lo riprendiamo con gli interessi, ma gli diamo anche una sanzione pecuniaria
pari a 4 volte i soldi che si sono presi. Ora, questo tema qualcuno dice che sia un tema pericoloso perché nessuno verrà a fare più gli investimenti in Italia. Ora io voglio chiedervi una cosa: ma se uno viene in Italia, gli do i soldi e lui dopo 5 anni già mi dice che se ne vuole andare, ma a noi cosa interessa che questa gente venga a investire in Italia? Lo dico anche perché non vale solo per le delocalizzazioni. C'è un'altra norma nel decreto, poi mi fermo, non voglio tediarvi ulteriormente, che dice che se lo Stato dà soldi per ristrutturazione del personale, che significa incrementazione del personale, il piano dell'organico, io ti do dei soldi, strumenti di ammortizzatori sociali o strumenti di incentivo, tu aumenti il numero di dipendenti, benissimo. Ma se poi fai il furbo e li cominci a licenziare dopo che ti sei preso quei soldi, io comincio a riprendermeli in maniera proporzionale a come li stai licenziando. Ed è un principio che secondo me mette al sicuro un concetto che si chiama merito, perché il merito in Italia è diventato la persona onesta che si sente un fesso perché si vede sempre superato dal disonesto che è chiamato furbo. Ora, noi stiamo facendo un po' di guerra ai furbi in questo momento, e lo faccio con questo strumento, ma lo faremo con tanti altri strumenti. Io voglio dirvi qui, poi avrete modo anche di confrontarvi con il Ministro dell'Agricoltura, con altri membri del governo, io voglio dirvi: contate su di noi se si tratta di difendere l'Italia e le proprie eccellenze. Contate su di noi se si tratta di cambiare atteggiamento a quei tavoli, fino all'ONU. Tra l'altro oggi discuteremo di questo nel pomeriggio, su quel tema lì che è stato evidenziato, l'allarme che è stato lanciato. Contate su di noi per un atteggiamento differente. E la politica estera è atteggiamento e parole prima di tutto. Qualcuno dice: ma bisogna fare i fatti, non le parole. A livello internazionale l'atteggiamento di un paese cambia l'effetto delle contrattazioni intorno ad un trattato, intorno ad un accordo. È il modo in cui ti poni a quei tavoli che cambia l'atteggiamento degli altri paesi che sono lì. Se noi continuiamo ad andare lì a fare quelli che, vabbè, l'Italia protesta ma tanto un modo lo troviamo sempre per accontentarli, si staranno zitti e diranno di sì, alla fine saremo sempre quelli comprabili. Noi invece dobbiamo far capire che quando una cosa non ci sta bene, sia a livello europeo che a livello internazionale, abbiamo tutti gli strumenti per rivedere quello che non ci va bene. Ad esempio a livello europeo, io non posso assolutamente pensare che si voglia tagliare dalla programmazione economica europea oltre 2 miliardi di euro di finanziamento a questo settore. Ma voglio dirvi una cosa, vale per questo come per tutti gli altri settori: se la programmazione economica del prossimo settennato deve togliere fondi al sociale, all'agricoltura, alle imprese, perché dicono c'è stata la Brexit, tu stai dicendo ai paesi che sono rimasti nell'Unione Europea che, siccome sono rimasti nell'Unione Europea e ci vogliono restare, devono pagare lo scotto di quello che se n'è andato, che magari non lo so se starà meglio, questi sono affari suoi. Ma sia chiaro questo: se ci vogliono tagliare fondi all'agricoltura, e ce li vogliono tagliare, se ci vogliono tagliare fondi al sociale con un escamotage che è fantastico, devono aver imparato da qualche ingegneria politica italiana. Il Fondo Sociale Europeo si chiamerà FSE Plus, oggi si chiama FSE, si chiama Plus perché raccoglie altri 2 o 3 fondi sul sociale, però la somma dei soldi nell'FSE Plus è più bassa della somma dei soldi dei fondi separati che c'erano prima.
Quando lo abbiamo posto all'ultimo Consiglio europeo del Lussemburgo, mi hanno detto no, in verità noi li abbiamo accorpati proprio per mettere tutte le risorse rimanenti meglio a sistema. Cioè li abbiamo accorpati per non far capire che tagliavamo da tutte le parti. Ci abbiamo messo un plus, metteteci un meno, non un più, da vicino a questo fondo. Se questo sarà l'andazzo, io vi prometto e credo di trovare nel governo la massima disponibilità, che se veramente ci vogliono tagliare miliardi, noi gliene daremo di meno nel bilancio europeo, perché se gliene diamo 20 miliardi all'anno e ne rientrano soltanto poco più di 12, e allora vorrà dire che di quei 20 miliardi tratteniamo qualcosa, perché quelli sono soldi nostri e ci spettano, sia per l'agricoltura che per tutti gli altri settori. Saluto io il ministro Centinaio. Grazie.